Non so se ti è mai capitato di stare con persone negative, magari tu hai un'energia altissima, ti fa sempre di gioire, di ballare, sei sempre una persona super positiva, però poi magari vai sul posto di lavoro oppure in famiglia e ci sono quelle persone che ti fanno sprofondare, ti buttano giù, ti iniziano ad assillare con i loro problemi. Bene, alla fine di questo video avrai due super tecniche che io uso, non da tantissimo, però che mi permettono, che mi stanno permettendo di avere risultati bellissimi e soprattutto di non farmi prendere dalla negatività delle altre persone, ma invece di incanalare questa loro energia in qualcosa di positivo. Quindi, pronto? Iniziamo subito. Però prima voglio che ti iscrivi al mio canale e che clicchi anche sulla campanellina, così ogni volta che pubblicherò un nuovo video, e di solito ne faccio una a settimana, ti arriverà anche la notifica. Ok, iniziamo subito. Allora, il primo modo attraverso cui io, diciamo, elimino la negatività dalle persone che mi circondano, soprattutto quando, ecco, quando ti trovi magari in situazioni in cui non puoi sfuggire, tra virgolette, no? Nel senso, magari ti trovi a parlare con un amico, all'improvviso questo amico si inizia a lamentare, inizia a parlarti di tutti i suoi problemi, perché la fidanzata lo ha lasciato, e perché gli va male il lavoro, e perché in famiglia è così, e perché colì, e perché cosa? Bene, secondo me a te non piace questa situazione perché ti senti, cioè io personalmente mi sentivo schiacciata, mi sentivo come se io dovevo continuamente, costantemente dare consigli, quindi sprecare comunque energie e anche poi di solito quando tornavo a casa stavo completamente scarica, mi sentivo la negatività addosso, ho detto no, questo non lo voglio più. E questa tecnica che ti sto dicendo adesso è una tecnica che ho imparato alla mia scuola di coaching energetico, perché sto per diventare appunto un coach energetico. Quindi è una cosa molto molto forte, molto strong, non prenderla sotto gamba soltanto perché te la sto dando gratuitamente, perché è una tecnica potentissima. E sai in che cosa consiste? Quando alla domanda fatidica, quando il tuo amico ti sta dicendo: allora, secondo te, come posso fare per risolvere questa situazione? Come posso tornare insieme alla mia ragazza? Oppure, come posso, che ne so, risolvere questo problema in famiglia? Io prima stavo lì, appunto, gli davo consigli, poi a un certo punto quello mi diceva: no, ma secondo me invece no, si fa in quest'altro modo. Allora dicevo: Madonna santa, allora cioè, ho sprecato il tempo, l'energia a trovare la soluzione, cercatela te. E infatti è proprio in questo il potere, cioè lo strumento che ti sto dando è proprio questo, dare il potere all'altra persona, cioè diciamo rigirargli la domanda. Se la persona ti sta chiedendo a te un parere, un consiglio, tu semplicemente gli dici: e tu che cosa faresti in questa situazione? Questa cosa qua è importante, diciamo all'inizio magari. Non so, ti sentirai all'inizio magari ti sentirai un po' in colpa per fare questa cosa, dici: ma vabbè, però così non gli sto offrendo il mio aiuto. Ma fondamentalmente quella persona non ha bisogno, non vuole sentirsi dire quello che tu hai da dirgli, ma vuole fondamentalmente lui la soluzione già ce l'ha, sta dentro di sé, perché ricordati che ognuno di noi è potente, ognuno di noi è creatore della propria vita, solo che alcuni ne sono più consapevoli, altri ne sono meno consapevoli, no? E quindi tu, rigirandogli la frittata e dicendogli tu che cosa faresti in questa situazione, gli stai ridando il suo potere, il potere che lui aveva delegato a te. Cioè, quando uno ci chiede un consiglio è come se ci delegasse una responsabilità, no? Per non sentirsi pienamente, diciamo, responsabile di quella situazione, dice: vabbè, l'ho chiesto a quello, così mi alleggerisco un po' il carico. Però alla fine la soluzione non puoi, cioè tu sei un'altra persona diversa dal tuo amico, dal tuo parente, da chi ti sta vicino, chi ti ha chiesto il consiglio, e solo lui la sta vivendo, quindi solo lui sa, ha già dentro di sé le risposte giuste per quella situazione. Quindi tu prova a dire: e tu che cosa faresti? Vediamo un po'. Ok? E sicuramente quella persona si sente la palla, diciamo, che all'inizio ti aveva dato
la palla a te, adesso tu gliela ridai a lui e lui è costretto a gestirsi la cosa, dice è costretto soprattutto ad interrogare il suo io superiore, perché ricordati che ognuno di noi, cioè io dico sempre nei miei video, anche nei miei video corsi, tu mi vedi qua, nel senso vedi questo corpo, questa cosa, ma in realtà io non sono quello che vedi, sono molto di più, così come tu non sei quello che tu vedi ora riflesso nel tuo specchio, sei molto di più, sei un essere infinito, ok? Quindi c'è una parte molto più saggia dentro di te, molto più anziana, molto più antica, che conosce già le risposte perché già le ha vissute, ok? O le sta vivendo in altre vite parallele, quindi tu semplicemente chiedigli che cosa faresti tu e vedi che lui all'inizio magari si trova un po' spaesato, perché noi fondamentalmente ci hanno abituato a non usare il nostro potere personale. Da quando siamo bambini ci hanno abituato a chiedere consiglio a mamma, a chiedere consiglio a papà, a chiedere consiglio ai parenti, a chiedere consiglio al mondo intero, fuorché a noi stessi. Ma la prima persona a cui tu devi chiedere consiglio è a te stesso, quindi abitua anche le altre persone a chiedere consigli a loro stessi, cioè ok Giorgia, tu che cosa faresti in questa situazione? E vedrai che delle risposte escono, magari ti ripeto non subito perché non siamo abituati, però piano piano, se uno ci fa l'abitudine, escono fuori queste risposte, soprattutto sono le risposte più giuste, perché non ricordati, non c'è una verità assoluta che valga per tutti. Per me può essere buono fare una cosa, può essere buono andarsi a buttare al mare se la relazione è finita, per un'altra persona invece può essere buono magari pensare che ringraziare per quella relazione che ha avuto, per tutte le cose che ha imparato da quella relazione, però che è il momento di cambiare capitolo, perché comunque la vita è fatta per capitoli, quindi si volta pagina, si dice ok, grazie per questa esperienza, mi porto questo nel mio bagaglio della vita e poi giro pagina, vado avanti. Quindi ognuno di noi ha già una sua soluzione, quindi ti ho dato una soluzione potentissima per diciamo evitare di farti condizionare dalle energie degli altri e di farti risucchiare le tue energie. E se ti è piaciuto questo video puoi mettermi un like, ti ricordo ancora iscriviti al canale, tocca la campanellina e soprattutto siccome quello che io faccio non vuole essere un monologo ma un dialogo con te, scrivimi qua sotto nei commenti quali sono invece le cose che tu fai per evitare di farti risucchiare l'energia dagli altri e quindi per che cosa fai per gestire le energie negative degli altri. Ti voglio ricordare anche che ho un video gratuito che puoi scaricare gratuitamente qui sotto oppure toccando il pulsantino qui sopra. È un video che si chiama Come esprimere te stessa senza paura. È il primo video di una videoserie che ho creato, appunto, che è un video corso Come esprimere te stessa senza paura, che ti insegna proprio come ritornare nel tuo potere personale e come soprattutto evitare le relazioni tossiche con le altre persone, perché ricordati che il potere, cioè che nel momento in cui tu dai potere agli altri è in quel momento che tu perdi il tuo potere, quindi il mio obiettivo invece è quello di riconquistare il nostro potere personale e di imparare a difenderci dagli altri in maniera ovviamente amorevole e gentile. Quindi se ti interessano questi argomenti e soprattutto se ti interessa anche ricevere delle cose che io non condivido altrove, cioè le condivido soltanto agli iscritti della mia mail, scaricati subito il mio video gratuito. Muah!